c'è l'attualità che incombe come sempre perché abbiamo la possibilità di avere adesso in diretta, lo salutiamo, Marco Mezzaroma. Pronto? Buonasera. Grazie, allora lei è la prima uscita pubblica in diretta da Patron sicuramente, poi vedremo se presidente o meno della Sanità, io per questo la ringrazio. Ci sono qui rappresentanti di Yoga Informazione, Michele Tedesco, avvocato Michele Tedesco, Tommaso D'Angelo, direttore di Cronaca di Salerno, Raffaele Schiavone, inviato del Mattino e due esponenti della tifoseria. Allora, innanzitutto come ha preso questa notizia e soprattutto ci dica qualche anticipazione. I tifosi ora la stanno ascoltando tutti in televisione, sul satellite e per radio. I tifosi vogliono avere qualche anticipazione perché sa, sono 2 anni che sentono soltanto di stipendi non pagati e di penalizzazioni. Quindi, insomma, una buona notizia vorrebbero averla da lei oggi. Innanzitutto un saluto per sempre ai telespettatori. Io anticipazioni al momento, anche per, come dire, per rispetto all'amministrazione comunale, rispetto anche agli altri suoi colleghi, preferirei rimandarle a una conferenza stampa che verrà indetta quanto prima d'accordo con l'amministrazione comunale. Quello che posso dire, insomma, è che sono prima di tutto lusingato della scelta che è stata fatta dal sindaco De Luca e dall'amministrazione comunale. Posso ribadire sicuramente il mio impegno che sarà massimo per permettere alla Salernitana appunto di poter tornare dove merita nel più breve tempo possibile. Questa è l'unica cosa che mi sento al momento di poter dire. Sì, Raffaele Schiavone del Mattino, una domanda? Buonasera, come la dobbiamo chiamare? Presidente? Sì, presidente, dai, Patron, presidente. presidente. No, No, lei sa. ancora è prematuro. Va Vabbè, se non bene. fa il presidente lui, insomma, certamente non farà il segretario. No, le volevo dire, Ci ha detto un dito, mica ieri sera, mica l'uscire, insomma. No, le volevo dire, lei sa che insomma, la tifoseria ha accolto ovviamente benissimo la scelta del sindaco, però c'è questo problema della denominazione del simbolo e dei colori sociali che attualmente sono nelle mani del vecchio proprietario della Salernitana Calcio. Ecco, lei come intende risolvere questo problema? Guardi, anche qui stiamo approfondendo tutti gli aspetti tecnici e legali. Diciamo, il problema è in mano ai nostri legali e valuteremo quello che possiamo fare in tempi brevissimi, d'accordo anche, ripeto, poi con l'amministrazione comunale e col sindaco De Luca. Senta, noi abbiamo qui ospite l'avvocato Michele Tedesco, abbiamo avuto poco fa telefonicamente l'avvocato Rino Sica, insomma entrambi conoscono bene la materia e da entrambi abbiamo avuto questa certezza di diritto evidentemente, e cioè che in questo momento chi acquista dalla società che è proprietaria del marchio, dei colori, eccetera, il tutto può usarli. Ecco, questo è quello che sostengono acquistandoli. Ovviamente può Pagando. usarli. Ecco, lei quindi, se fosse così, come non abbiamo motivo di dubitare, visto lo spessore dei professionisti che abbiamo interpellato, lei è pronto ad acquistare questa? Perché i tifosi questo chiedono, dottor Mezzaroma. No, no, io capisco perfettamente le aspettative dei tifosi, assolutamente. Insomma, ripeto, lasciateci valutare con precisione tutti gli aspetti tecnici e giuridici e poi prenderemo una decisione in merito. Tommaso D'Angelo vuole chiederle qualcosa, credo, a proposito della questione tecnica, insomma. Presidente, buonasera, in bocca al lupo intanto per la sua nuova avventura qui a Salerno. La ringrazio. Innanzitutto questo rapporto con Lotito da un punto di vista tecnico, quali benefici porterà alla Salernitana, perché per noi è la Salernitana. E poi comprendo bene il suo atteggiamento di grande prudenza, però vorremmo almeno capire se diciamo, il prossimo allenatore, ecco, per esempio della Salernitana, farà parte del patrimonio della Lazio, o se comunque dirigenti, direttori sportivi e lo stesso allenatore, pur orbitando nella società di Lotito, possano provenire da altre parti. Io
anche qui mi permetta di posticipare la spiegazione del nostro programma tecnico, sportivo ed economico alla conferenza stampa che faremo presto. Ma lei dove vuole portare la Salernitana, Presidente? Dove la vuole portare? Ma io spero il più lontano possibile, insomma, però proprio una questione di serietà, penso sia opportuno essere prudenti, lavorare con serietà passo dopo passo, con i tempi che vengono richiesti. È molto semplice il problema. In 3 anni, in 5 anni arriveremo in Coppa dei Campioni. È molto molto semplice. Io preferisco lavorare in silenzio e dare tutto il mio impegno possibile per portarla il più lontano possibile. Senta, questo, ma si parla di incocciati, ce lo smentisce o ce lo conferma? Ripeto, sono ripetitivo, però vi chiedo la cortesia, proprio una questione di serietà e di rispetto anche nei confronti di tutti i vostri colleghi giornalisti. Tutti questi nodi verranno spiegati nella conferenza stampa. Ma li avete già sciolti? Cioè voi sapete già chi è l'allenatore? Noi abbiamo le idee chiare. Senta, quindi questa conferenza stampa quando si farà? Dobbiamo accordarci con il sindaco De Luca, al quale va il nostro ringraziamento, per fare una conferenza stampa congiunta, spero il prima possibile. Senta, ma possiamo strappare, perché qui ci sono due rappresentanti della tifoseria, credo che vogliono chiederle questo, cioè la promessa almeno che questa squadra si chiamerà Salernitana? Lo spero, però ecco, ripeto, lasciateci lavorare un pochino per fare le cose nel miglior modo possibile. Un saluto da parte dei due rappresentanti della tifoseria, Calenda. Presidente, buonasera, sono Rocco Calenda del centro di coordinamento, vi faccio i migliori auguri e un benvenuto a Salerno, anche a nome del mio presidente Riccardo Santoro. Volevo chiederle una cosa, fateci contenti con il marchio, perché abbiamo 92 anni di storia e non vogliamo che questi 92 anni di storia siano buttati in un cestino, praticamente dimenticati e cancellati con un colpo di spugna. E poi le volevo chiedere una cosa, ci faccia anche dimenticare questi ultimi 2 anni che per noi sono stati tremendi e vergognosi, e una città come Salerno non lo merita. Grazie. Grazie a lei. Orilia, rappresentante di Salerno Club 2010. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo dirvi una cosa, a noi siamo solo in Serie D, lei in questo momento si deve sentire Presidente di Serie D, ma solo come categoria, ma gli assicuro che lei sicuramente sarà un presidente di 20, di 10 e pure di 10.000 spettatori a domenica, se le cose vanno fatte bene. Noi, oltretutto, pure io lo dico la stessa cosa, ho 64 anni, vorrei finire la mia tifoseria con il marchio e la maglietta, se è possibile, che poi le cose si complicheranno, faccio in modo che lei ci porta più in alto è possibile, e ci siamo stufati di sentir parlare di punti di penalizzazione che abbiamo avuto in 2 anni e di tribunale. Noi vogliamo solo esclusivamente vedere una buona squadra e divertirci. Sicuramente lei ci può far divertire, anche perché è sposato con una salernitana e farà il possibile di portarci in alto. Poi non se ne pentirà, si toglierà la sua soddisfazione. Noi non siamo inferiori a nessuno, ci sentiamo tifosi di Serie A. Faccio in modo che ci possiamo arrivare da adesso a 10 anni. Grazie. Io farò quanto in mio potere per poter esaudire i vostri desiderata. Presidente, a Roma come l'hanno presa? A Roma? Sì. L'altra mezza Roma come l'ha presa? Ma io sto in ottimi. Lei si riferisce ai che hanno anche loro squadre di calcio. Sì. mi sembra che ci sia un'atmosfera positiva. Positiva. Un saluto da parte di Michele Tedesco, l'avvocato Tedesco, il cui papà è stato presidente della Salernitana per anni, negli anni 70. Michele? No, io gli auguro un in bocca al lupo, penso che lui sia consapevole che questa tifoseria dopo 2 fallimenti in 6 anni starà con gli occhi molto aperti, perché quello che abbiamo vissuto in 6 anni non si può augurare a nessun tifoso a qualsiasi latitudine. Gli voglio soltanto chiedere se ha previsto o meno, penso questo almeno lo possa dire,
una partecipazione societaria di Lotito oppure è solo una collaborazione tecnica. Non voglio sapere percentuali, non voglio sapere nomi di società, voglio solo capire se questa collaborazione sarà solo tecnica o anche societaria. Avvocato, se lei avrà la pazienza di aspettare come gli altri ospiti la conferenza stampa, saremo esaustivi su tutti gli aspetti, mi creda. In bocca al lupo. Posso fare una battuta? Lei parla come un ministro, è molto diplomatico. Allora... No, ne basta uno in famiglia di ministri. Io, Raffaele Schiavone, vuoi aggiungere qualcosa? No, la speranza è che la Sanitana non diventi una società satellite della Lazio, ma una società autonoma, perché ha un bacino di utenza notevolissimo, una storia e una tradizione questa. Guardi, io su questo ho già... come ho avuto modo di parlare con altri vostri colleghi, mi sento assolutamente di escludere questo proprio per i motivi che ha in questo momento detto lei, cioè la storia della Salernitana a livello calcistico è una storia molto importante a livello nazionale, la passione della città e della tifoseria è una passione veramente corriscontrato in pochissime altre piazze in Italia, quindi già questo dovrebbe farvi escludere un'ipotesi del genere. Una cosa è collaborare con una società assolutamente seria e di primaria importanza come la Lazio, una cosa è definirsi società satellite, insomma, escludo nella maniera più assoluta questa ipotesi. Un'altra cosa, cosa ne pensa dello show di Mandorlini, l'allenatore del Verona? Ma io penso che il sindaco De Luca abbia già risposto in maniera efficace a tutto. Penso che non conosca neanche chi è Mandorlini. Allora, vabbè, ma è meglio fortunatamente. Così. Ma è meglio così. Dello sport. No, dico fortunatamente. Lui lo deve conoscere, lui per conoscere forza. Mandorlini. Io ringrazio il presidente, patron Marco Mezzaroma della Salernitana, lo ringrazio per questo collegamento telefonico in diretta e ovviamente da parte di tutti i salernitani sparsi in Italia, in Europa, che ci stanno ascoltando in TV, in radio e che ovviamente sono qui a Salerno, di tutti i tifosi della Salernitana, credo che da parte nostra non possa che giungerle un in bocca al lupo, perché credo che ne abbia bisogno. Grazie. Grazie infinite, un saluto a tutti. Grazie a Marco Mezzaroma.